Nome. Benissimo, Corrado. Cognome. Tedeschi. Vabbè, già riconosciuto. Dopo, tra l'altro, faremo quattro chiacchiere anche con la sua compagna di avventura, che è Deborah Caprioli, una compagna insomma, interessante. No? Prima parlavamo. Molto, ma poi oltre che essere una grande compagna sul palcoscenico, lo è anche fuori. E in una tournée molto lunga è importante anche quello, andare d'accordo anche fuori. E Deborah è veramente una compagnona, fa piacere proprio andare in giro con lei. Commedia allegra, divertente, interessante, che parla di tradimenti, parla di argomenti forse se vogliamo abbastanza attuali, no? Voglio dire, in un momento in cui l'Italia si parla quasi sempre di bunga bunga, ecco, il dice non poi, poteva mancare. Le corna, poi non so perché, ma quando uno dice si tratta di corna la gente sorride, in realtà poi nella vita non è che sia così divertente portarle, anche se poi molti di noi le hanno portate anche magari inconsciamente. È abbastanza istruttivo con questo testo qui, perché la reazione mia, cioè del protagonista, alla notizia che la moglie ha un amante e sta per andarsene con lui, come tutti gli uomini in quel momento si accorge che lei è la donna della sua vita e non può farne a meno, solo in quel momento. Ecco, invece di reagire magari in maniera violenta, esagerata, ecco, decide, noi abbiamo qui una scacchiera qua sotto, decide di giocare una partita a scacchi e si inventa una trama veramente diabolica. Quindi accetta il combattimento. Accetta il combattimento, invece di avere appunto reazioni scomposte, invita l'amante della moglie per il weekend nella loro villa e gliene farà di tutti i colori, cioè distruggerà la figura del nemico agli occhi della moglie. Che è forse la cosa migliore, invece di combattere. Eh sì. Io prima parlavo, eravamo offline e ricordavamo che questo film, giustamente dico film, questa commedia in realtà ricorda un vecchio film un po' di anni fa con Tognazzi e la Vitti. E la Vitti. È un'eredità pesante. È un'eredità pesante, io nel corso della carriera ne ho già superato, spero almeno, ho superato alcune sfide quasi impossibili da sostenere, con Frank Sinatra in Can Can, Rex Harrison in My Fair Lady. Humphrey Bogart in Sabrina, e quindi insomma non è la prima volta, però è sempre imbarazzante perché chiaramente le persone, soprattutto quelle magari non più proprio giovanissime, si ricordano il film. Che fu un film di un grande successo, perdona se ti interrompo, no, certo. Ma la devo ricordare questa famosa apparizione com'è? Di Barbara Boucher, e chi non se la ricorda? Tognazzi con 3, 2, 1 e Barbara lasciò il tutto e si sentì una ola nella lasciò sala. Cadere il costume. Non è vero, Patty? No, dico, non è soltanto bello, ma è anche simpatico. Io lo trovo come uno di quei antichi. Come quelle statue dei grechi. Lo vede? Sta già facendo una nuova vittima. Sai che mi sento tanto caldo? Mi spiace se faccio bagno? Vai a rinfrescare il culetto. Attenzione, conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, guardi che culo. Nella mia vita ne avrò visti 3 al massimo così. Bravissima a scrivere a macchina, io l'ho presa per quello. Barbara Boucher era di una bellezza incredibile.
Lo è tuttora, una bellissima donna, però era proprio uno schianto, quindi insomma. E anch'io ho qui la mia Patty Pat, la mia segretaria, che insomma quando entra in scena il pubblico mormora, rumoreggia, rumoreggia. C'è una ola fra i maschietti. Sì, spesso prende l'applauso, senza neanche dire una battuta. Io invece devo fare una fatica bestiale. I grandi hanno sempre difficoltà, però poi si riprendono bene. Sì. Io lo lascerei andare alla sua preparazione, perché fra poco sarà in scena. Ma questa frase è una pietra, è veramente una pietra. E bravo, loro sono bravi, veniteli a vedere. Come diceva Sofia Loren, accattate velle. No, io non sono bravo, ma insomma loro sono veramente grazie. È vivo, il teatro è vivo, ed è vero. Perfetto. Signori, Alberto Marolda e un tedesco in splendida forma. Grazie, grazie.